Agaeta, ma non sarà che quello poi si approfitta di noi? No, che approfittare? Noi gli dobbiamo fare la valangiacca, questo è tutto. Poi uno gli fa un poco di ciance e l'altro si piglia il portafoglio. E che sono ste ciance? Sono moine, tenerezze e fusioni. E chi fa ste fusioni? Gliele fai tu, perché tu hai perduto la schedina. Agaeta, con sta schedina mi ha fatto due palle così, m'hai rotto. No, tu m'hai rotto tu. Scusate, ho sbagliato il toilette, sono mortificato. Vendi, vendi, che non abbiamo fatto. Andiamo. Scusi. Ma che fa? Ma che guardone. Che guardone, cammina. Permesso. No, Niki, non ti capisco. Tu devi spiegarmi perché non puoi lavorare. Per 27 ragioni. Dimmi nemmeno una. No, guarda, te le dico tutte. Primo, perché lavorare stanca. Secondo, stanca. Terzo, stanca. Quarto, stanca maledettamente. Quinto, se uno lavora, come fa a guadagnare i soldi? Dove trova il tempo? E allora cercami tu, costare ministro. Dai. Giorgio! Ciao! Voi due non vi conoscete, vero? No. Giorgio... Il fotografo? Sì, veramente... No, Niki, non te lo prendo con lui, lui non c'entra. Niki. Non inferire su un uomo morto. Questa è orgiasma, è un attacco di orgiasma. Se le antrenuse arrivano alle 11, 11 e mezzo, non faccio in tempo neanche a fare una sveltina. Laura è pronta fra mezz'ora. Ma solo! Qual piacevole incontro. Ma noi già ci siamo conosciuti. Ah sì, 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 è vero. Lo signore sono le... massaggiatrici. Estetiste. Le estetiste. Ma guarda com'è piccolo il mondo, non è vero Gaetano? Gaetana. Perché lui si chiama Gaetana. Lei, sono io. Gaetana, che bel nome. Siccome ho poco tempo a disposizione, perché non andiamo subito al sodo? Permette un ballo? Con piacere. Che dolce, non adorabile. Non ce l'ho io perché il portafoglio è mio. Vieni, sono tutta tua, tutta tua. Vattene, picci, ballo. Balliamoci, tu cic, così. Ecco, guancia, 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 guancia. Tutti per casa, prendi il portafoglio dalla tasca. Permetti, sono io adesso. Ecco qua. Permetti, faccio io. Sì. Beh, come volete voi. Vieni qui, facciamo il tornado. Ecco. Tornado. Sì, dell'ombi. Cocci, Gesù. Gaetana! Gaetana! Vieni qua te. E qua te che te lo balli meglio il cic tu cicca te. La dolce. Che questo tocca tanto al culo. A me, a me. Bella, bagliarda, affascinante, grazia, io ho ritrovato finalmente. Voglio fidanzare con te, io molto ricco. Vieni danzare con me. Dance, ballerina, dance. Gaeta, tiè, te fate toccare culo. Io ballo con sua maestà, che c'è il petrolio e tanto gentile. Beautiful. Dacci due, che ne n'altro. Oh, tu sei mia bella odolisca. Ma quale obbedisco? Yes. Ma che cazzo dici, maestà? Senti, perché non ce ne andiamo nel privé del locale dove non ci disturba nessuno e ci facciamo un bel whiskietto? Sì, sì, un fischietto. Ma ce lo faccio l'amico mio, un fischietto, così viene pure lei, eh? Se tu sposi anche a me, quante mogli hai nell'arme? Oh, solo 40 con te. 40? Ma che tu, belletta tutte quante? No, darling, tu nel mio palazzo sarai la favorita. All'istante sì? Ma che me dai quelle marchette, la cassamumma, la tredicesima, le ferie pagate, tutto quanto? Ciuccio, io darei anche cammella. Sì, e tre re magi, così fammi il presepio. Splendida! Signor Pedrotti, gradirei che tenessi per sé gli apprezzamenti. Avevamo un appuntamento alle 7 precise, Niki. Hai dimenticato che non piace aspettare. So già che cosa devi da dirmi. Perciò non mi importa più niente di quel che ti piace o che non ti piace. Ah, l'ha informato, eh? E gli ha anche detto che è per merito suo che potrà ottenere il divorzio? Gli ho raccontato tutto, per filo e per segno, ok? E Niki mi ha capito e mi ha perdonato. Perdonata, ti sbagli. Quando avrò divorziato da Lav, ti sposo. Che cosa? Chi sposi tu? Erika, se lei mi vuole. E tu non lo volere, Erika, non puoi volerlo, sei la mia socia. E Niki è mio uomo. Ma no, non è possibile, questo è troppo per un uomo, mi crolla tutto il mondo. Respinto dalla donna che amo, abbandonato dalla mia socia. Che cosa mi resta? Il suicidio.
Magheta, ma che colpa mia se io piaccio? Mi fai cinque. Mandateci un due soli al separè. No, signore, ci devi stare anche tu, hai capito? Uno gli fa le ciance e l'altro gli sfila il portafoglio. Ma se io vengo con quello sceicco, me li appresso. Mi sono sposato. E ti scoraggialo. Sculeccio. Scoraggialo. Ma io per scoraggiarlo devo sculecciare. Ah, diavolo, pensa alla schedina, al portafoglio. Andiamo. Spezzato il cuore. L'ha tritato, ne ha fatto polpette. E lei non perde occasione per fare il cretino. Sì, per questo può dare la mano a tua Arturo. Certo! Lei è la più cretina di tutti, se crede alla fedeltà di quel donnaiolo da quattro soldi. E lei come si permette? Signora, stanno a sentire, siediti, brava. Oh, eccoci qua, finalmente, soli. belle, dolci. Draculona. Mi dia male. Poi faccio sentire il bastianello, fa anche la rima, sì, inutile. Magheta, ma questo che va cercando da me? Stai zitta, hai capito, credimi, questa è l'ultima occasione. Quella adesso si toglie la giacca e noi gli sfiliamo il portafoglio. Ah, già. Ah, ma quale giacca? Questo si è tolto. I pantaloni. Sei pazzo! Sì, sono cinico perverso, il vero ragazzo, venite qui sul divano vicino a me che vi mando in lussuria. Togliti la giacca. No, ma che togliere la giacca? Io l'amore lo faccio anche col cappotto, con la camicia di forza. No, ma senza giacca viene meglio. Tutte e due vi voglio, vi spingardo. Una sotto, la carta carbone in mezzo e l'altra sotto. Lo facciamo sempre con la carta carbone. Forza. Tu sei l'amore dolce, bello, tu no! Tu sei l'amore violento! Sei l'amore violento, tu! Apri gli occhi, ti sodomizzo, sai, apri gli occhi! Pu! Tutto! E adesso ditemi cosa c'è, ma che bello stagno! Ditemi cosa ci avete qui sotto! Voglio sapere cosa ci avete qui sotto! Sono cazzi nostri! Excuse me, avrei visto grossa femmina con grosse tette e grosse chiappe col muso come ciomba, così. Prego. Dicevo, una donna poco fa ballava con me che muoveva tette, pancia grossa, che teneva muso così. No. Come no? Adesso giochiamo a filugello, spogliarino, spogliarello, capito? E vi mostro il bastianello. Dio, no, la sottomessa! Cosa c'hai qui, la volpe azzurra? Ehi, la sta spogliando! Fammi vedere la filiberta, mezza chiusa e mezza aperta. Jack! Ma qui si fa esagerare! Nel pozzo dei desideri! Sì, anche nel tuo! La portafoglio! Ma quale portafoglio? Pensa a salvare le chiappe! Io non gliela faccio più! Ma questo è pazzo! Pazzano, dov'è qualche cosa? Abbi pazienza! E poi glielo dico! Noi siamo uomini! Uomini? Maschi veraci! Maschi? Ma lasciami stare! Che se ne frega! La vita è meravigliosa in casa! Ecco, quello che le ho raccontato è la verità. Lei è padronissima di non credermi. Faccia come vuole, se lo sposi, contenta lei, contenti tutti. Parole, le sue sono solo parole. Dimostratemi che Arturo sarebbe veramente capace di tradirmi. E l'auto assegno di 10 milioni al mese che mio padre passava a Nicky, ve lo passo io. Anzi, faccio di peggio. Mi sposo con il signor Pedrotti. Laura, mi sembra di volare. Sì, ma non voglio chiacchiere, voglio fatti. Mi voglio! Chiaro? Mi voglio! Aiuto! Corrido più gradato! Non essere sincero, non dire! Viene ripreso! Aiuto! Aspetta! Lasciami stare! E anche un ladro! Ma non fate il portafoglio! Vediamo, vediamo. Tieni questo, tieni questo. Non c'è niente. Ma la telefono qua, sta scherzando. Che cosa cercate? Non lo so, ma credo di capire. Quel portafoglio è tale e quale al mio, pardon. Il portafoglio mio. Guarda un po'. E tu?
Guarda un po'. Vediamo, vediamo. Guarda un po'. Vediamo qua. Guarda. Eccola, eccola la schedina. Una del Musto Vitelli non torna mai sulle sue decisioni. Ah, sì? Ma secondo te ci libera veramente quei 10 milioni al mese? Laura non torna mai sulle sue decisioni. Lo sai cosa ti dico? Mi sta diventando simpatica questa Laura. Siamo ricchi! Siamo ricchi! Siamo ricchi! Dove andate, brutti disgraziati? Maestà, io rompo il fidanzamento. Mi fate schifo. Ha ragione. Voi vestiti di donna per entrare in my harem. Ma voi adesso non sapete cosa succederà a voi. Ma che vuoi? Già, 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 tagliare. Tutti giù. Tagli. A voi. Ma quando mai? Ormai teniamo la schedina. Abbiamo vinto 250 milioni. Noi ci compriamo i furgoni di pozzi. Noi ci accattiamo a te con tutto l'arem, hai capito, no? Bidone di merda. Puto. Che cretino, non hai imparato ancora come si fa una schedina? Le altre due colonne le dovevi soltanto copiare. Copiare? Carità, io quando copio improvviso. Improvviso lo stronzo che sei, improvviso. Avevamo fatto 13. 13? Non ci posso pensare. Carità, con sta schedina mi ha fatto due palle così. E dove stanno le palle? Ah già. Dove stanno?